Ciao a tutti questi cristi, come va? Benvenuti alla nona lezione, siamo giunti quasi al termine del nostro percorso. Iniziamo subito con il riscaldamento, iniziamo dai piedi, mani e fianchi, con dei piccoli cerchi a livello delle anche. Via! 2, 3, 4, 5, cambio verso, 1, le gambe tese, 2, 3, 4, 5, allarghiamo un po' le gambe, facciamo dei piccoli rimbalzi laterali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio lato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prendiamo la nostra bacchetta, la nostra fascetta, il nostro elastico e partiamo con le dislocazioni di spalle, come vedete a papera, in direzione, vado su, 1, e ritorno, 2, anche estesa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Molto bene, andiamo a terra. Allora, per la seconda parte di riscaldamento andiamo a terra, ci mettiamo pancia a terra, andiamo a fare il nuotatore. Mani dietro la schiena, sollevo i gomiti, non mi viene dalle spalle e vado su e ritorno. 1, 5, 9 e 10. Va bene, mettere le mie. Andiamo a lavorare sui polsi. Uscire avanti e indietro senza sollevare il panno. 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, rimane. Mani verso l'esterno, via. 5, 7, 8, 9, 10, disegno di cerchi, 1, 2, 3, cambio verso, 1, 2, 3, dorso delle mani, vado indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2 e 1, rimango. Di mobilità toracica, vado a fermare i talloni, stendo l'anca e apro il petto, 10 secondi di tenuta, contraete i glutei, non viene dalle spalle e 10. Andiamo con il secondo giro, ritorniamo in piedi, secondo giro di riscaldamento, mani ai fianchi, vai, circonduzioni, le anche, 2, 3, 4, 5, cambio verso, 1, 2, 3, 4, 5, allarghiamo un po', laterale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dislocazioni di spalle, stringiamo un po' di più la presa se riusciamo, via, 1, 5, 6,
8, 9 e 10. Andiamo a terra, il nuotatore e via. 1, 6, 10. Molto bene, di nuovo i polsi e via. Rimaniamo laterale, via. Disegno un cerchio. Tre. Cambio. Uno. Due. Tre. Posso rimanere. Via. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci rimango. Sciogliere. Di lancio i talloni e anche il sesto, via. Ok, questo era il riscaldamento, passiamo alla fase di movimento. Fase di movimento, come sempre vediamo prima la spiegazione degli esercizi. Cominciamo prima al muro, con una mano appoggiata contro il muro, le dita rivolte verso il basso. Quindi da qua, semplicemente tenendo i gomiti stesi, vuoto, appoggio l'altra mano, e ritorno. Andiamo a lavorare 10 ripetizioni totali. Dopo questo esercizio andiamo a prendere la nostra cella, il nostro elastico, e andiamo a lavorare sulla flessione delle spalle, ottenendo la presa stretta. Quindi abbiamo una presa abbastanza stretta, anche se siamo un po' socchiuse, cerco di tenere le spalle sempre oltre le pollici. Una dita dalle spalle dovreste sentire un bel lavoro a livello della muscolatura delle spalle. Dopodiché andiamo a lavorare su un altro esercizio, cioè la casetta con i tocchi di spalle. Semplicemente possiamo lavorare sia al muro, sia appoggiare i piedi sul rialzo all'altezza delle anche con un tavolo. Poi, mano in posizione di casetta. Sposto il peso da una parte all'altra, tocco una spalla e tocco l'altra. Andiamo a fare 10 minuti. Esercizio finale. Andiamo a fare i nostri classici slacci, cercando di mantenere comunque più o meno un angolo di 90 gradi tra la gamba che sta in alto e quella che ha dato la spinta. Quindi cercate sempre di coordinarvi bene. Dovreste sentire per qualche secondo l'equilibrio sulle mani e che il corpo sta completamente fermo. Andiamo a farne 10 slacci. Andiamo a lavorare per 3 giri. Iniziamo subito, seguite me. Ok, andiamo con il primo esercizio al muro. Mano destra anche davanti al muro e rotazione. Via. 1. 9. E 10. Sciogliere. Andiamo con flessione di spalla, anche estesa, spingo anche indietro e ritorno, stringete l'ampiezza e fa uscire, anche estesa con sole chiuse. 2, 3, 4, aprite le spalle,
5. Maldina tra le spalle. 6. 7. 8. 9. E 10. Molto bene. Andiamo a lavorare sulla casetta e i tuffi di spalle. Slanci. Recuperate un minuto e mezzo e partiamo con il secondo giro. Pronti per il secondo giro, andiamo al muro, via. E 10, sciogliere, prendiamo la bicetta, andiamo con le spalle. 6 7 8 9 10. Casetta, questo qui di spalle. Lanci, via. Sei. Sette, otto, nove e 10. Un altro minuto e mezzo di recupero e andiamo con l'ultimo giro.
Ultimo giro della fase di movimento, andiamo al muro e via. Siamo alla fase centrale riguardante proprio il lavoro di verticale. Perfetto, siamo arrivati al lavoro finale. Abbiamo 4 esercizi. Lavoreremo su verticale pancia al muro, verticale con le gambe sforbiciate e andremo a fare un nuovo esercizio dove andremo a toccare alternativamente con un piede e con l'altro il muro, cercando di mantenere l'allineamento. E alla fine abbiamo l'estensione della spalla con l'elastico. Iniziamo dal primo esercizio, verticale pancia al muro, molti di voi già la conosceranno, ma comunque ripassiamo la legge. Salgo sempre una mano, un piede per volta, arrivo il più possibile con il petto attaccato al muro, anche le anche sono in contatto e vado sempre a formare la mia solita hollow position. Vediamo subito. Spingo verso l'alto. Retroversione del bacino, massimo allineamento. Rimaniamo 20 secondi, dopodiché andiamo a vedere lo stesso lavoro però con le mani un po' più lontane dal muro, le anche sono allineate con le spalle e con una gamba che sta in alto, l'altra gamba sta sforbiciata e tocca o non tocca il muro. Cercate di rimanere il più tempo possibile senza toccare con il piede e interrompete la serie quando la vostra punta ritocca il muro. Andiamo a vedere. Quindi se vi sbilanciate avanti, poi ritoccate con il piede, interrompete la serie. A un giro lavoriamo con una gamba, l'altro giro lavoriamo con l'altra. Altro esercizio, è più o meno la stessa posizione, siamo con le mani leggermente più vicine al muro e cerchiamo di, con il piede che sta a contatto con il muro, di staccarlo e di portarlo allineato con l'altro senza perdere l'equilibrio e ritorniamo di nuovo a toccare il muro. Andiamo subito. Lavoriamo 5 ripetizioni di una gamba, 5 ripetizioni dell'altra gamba. Ultimo esercizio, mobilità di spalla con l'elastico. Elastico dietro di noi, il palmo guarda in avanti, quindi questo è sbagliato, questo è giusto. Retroversione del bacino, sollevo,
arrivando con la mano più o meno all'altezza della spalla. Se è facile, stringete la presa. Questi sono gli esercizi. Abbiamo 4 giri da fare. Iniziamo subito. Primo round, verticale pancia al muro. E giù. Sciogliete. Tocco il muro e di alluminio. Via. Due. Tre. 4, 5, cambio gamba, 2, 3, 4, 5, e giù. Ultimo esercizio, elastico, estensione della spalla, 10 ripetizioni e via, 1. E 10. Questo era il primo, recuperate 2 minuti, facciamo recuperi un po' più lunghi e iniziamo col secondo. Secondo round, pancia al muro.
e giù. Recuperate. Sforbiciata. Stavolta gamba sinistra, su. E giù. Non c'è bisogno di fare tenute lunghissime, ma bastano anche tenute di pochi secondi, però fatte perfettamente in linea, senza compensare. Nell'ultimo esercizio alterniamo i due piedi. Cambio piede. Peggio. Sciogliere. Estensione della spalla. Questa è una variante che potete fare anche con un bastone zavorrato, così allungate anche la parte dei femorali. Recuperate e pronti per il terzo e quarto. Siamo giunti al penultimo giro, recuperate il possibile tra un esercizio e l'altro, se avete bisogno, per sentire stanchezza a livello delle spalle, perché appena andiamo a perdere questa spinta di spalla, andiamo a incassare, la nostra verticale non è più efficace. Facciamo bacio al muro. In questo giro andremo nella sforbiciata, andremo con l'altra gamba in alto, con la destra,
allineatevi bene. E correggetevi con le dita. Se tendete a cadere, altra modalità per scendere è anche la ruota che abbiamo imparato, eh? Quindi mano, piede via. Andiamo con i tocchi. Nel cambio giù può capitare di cadere, soprattutto in questi ultimi giri quella stanchezza si fa sentire, quindi non è scritto nella pietra che dovete fare tot ripetizioni per lato, fate solo quelle che riuscite a fare in sicurezza per evitare incidenti del genere. Estensione della spalla. Riposo. Bene, pronti per il quarto e ultimo giro. E giù. Recuperate. Sforbiciata. Stavolta gamba sinistra, su. E giù. Non c'è bisogno di fare tenute lunghissime, ma bastano anche tenute di pochi secondi, però fatte perfettamente in linea, senza compensare. Penultimo esercizio, alterniamo i due piedi.
cambio piede. E giù. Sciogliere. Estensione della spalla. Ok, anche oggi abbiamo finito la nostra lezione, concludiamo qui, fate giusto un po' di lavoro di allungamento delle spalle, anche gli esercizi che abbiamo usato prima o esercizi che abbiamo usato nelle lezioni precedenti. Lavoro di addome non andiamo a farlo, tanto potete benissimo compensare con le lezioni degli altri colleghi, ma soprattutto alla fine la forza del core non è la cosa importante per una verticale degna di questo nome. Come vi dicevo, l'importante è questa spinta verso l'alto delle spalle. Se abbiamo capito bene questo fatto di spingere con le spalle contro il pavimento e di avvicinarle alle orecchie, la nostra verticale non avrà sicuramente problemi e dovremo solo lavorare a livello di equilibrio e di percezione del peso sulla mano. Spero che anche questa lezione vi sia piaciuta. Dalla prossima ci avvicineremo a fare qualche esercizio riguardante più la verticale libera. Uno di quelli che abbiamo fatto, i tocchi che abbiamo fatto con i piedi al muro, già andava a simulare la sensazione di una verticale libera, e quindi siamo vicini al nostro obiettivo. Spero che mi teniate compagnia fino all'ultima lezione e che state credendo questo percorso che stiamo facendo insieme. Ciao a tutti i verticalisti!